Giammai, ci spiega la motivazione che ha spinto Asta ad essere presente a questa manifestazione e anche il contesto nel quale poi si inquadra. Allora, ci troviamo qui nel contesto nuovo dove per la prima volta Made in Steel ha fatto il suo arrivo, qui vicino proprio all'Expo. Abbiamo beneficiato di tutta la gente che arrivava già per l'Expo e che sta cominciando a venirci a trovare anche qui nel nostro Made in Steel. È bellissimo riuscire a essere qui insieme con l'acciaieria, insieme a tutti i nostri clienti e i nostri fornitori. E questa fiera sta portando grandissimi appassionati di acciaio e non solo, perché stiamo cercando di costruire un brand molto bello che è quello di Acciai Speciali Terni. Io sono ternano, quindi vengo da Terni e sono felice di poter rappresentare qui alla fiera tutta l'acciaieria. Nell'acciaieria c'è pure tutta la sua filiera come al solito, quindi è molto importante tutta la presenza di quello che rappresenta l'acciaio per Terni, quindi con l'acciaieria, con il tubificio, con le forge e tutto il resto. È bellissimo lo stand, ma bello anche il fatto che possiamo rappresentare in termini di presenze molto importanti con tutti i colleghi qua del gruppo AST, dall'amministratore delegato che è passato poco fa a farci visita, a membri del board, dirigenti, direzione, fino a tutti gli impiegati commerciali, l'assistenza tecnica, e questo dà un bellissimo senso di partecipazione a questo evento. Parlavi del tubificio, ci dici due parole specifiche su questo? Visto che ti riguarda un po' da vicino, per sì, così dire. Come vedi, se inquadri anche lo stand, vedi dei bei tuboni, come li chiamiamo noi, dei bei tubi di acciaio inossidabile splendenti. Spero che facciano parte anche del prossimo evento nel quale si organizzeranno altre fiere insieme sempre con l'acciaieria. Il tubificio rimane sempre una società che ha nel suo core business l'automotive, quindi tutto quello che è la filiera dell'auto in Italia, ma soprattutto all'estero. Abbiamo una grandissima presenza sull'estero, continueremo ad investire in capacità e professionalità per far sì che quello che abbiamo fatto grande fino adesso continueremo a tenerlo forte in tutta l'Europa nei prossimi anni.